Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video su Orco Verde. In questo video volevo parlarvi riguardo al gioco PlayStation Home. Al momento questo gioco c'è solamente su console old gen, non so se c'è anche su Xbox 360, ma sono sicuro al 100% che c'è su PS3. Spero che appunto questo gioco possa essere rilasciato in un futuro anche su console next gen. Speravo che appunto ci fosse una PlayStation Home anche su PS4, perché ci sono dei momenti che appunto uno non sa che cazzo fare e secondo me ragazzi PlayStation Home sulle PlayStation o comunque sia piattaforme di gioco, perché anche su Xbox secondo me servono perché ci si può rilassare, divertire, fare qualche attività nello stesso tempo, giocare a scacchi, a dama con persone che non si conoscono. Però ragazzi ci si può anche conoscere facendo amicizia ovviamente sulla PlayStation, però comunque sia ci si può rilassare e passare del tempo senza andare nei giochi da sparare, litigare con gente, a dire no, non muori, eccetera, eccetera. E ragazzi devo dire che questo gioco secondo me a mio parere manca su PlayStation 4, anche se comunque i server già su PS3 erano calati perché le sessioni erano piene anche su PlayStation 3 quando giocavo io su PlayStation Home. Però secondo me non sarebbe male se Sony riuscirebbe a creare di nuovo un gioco solamente su PS4, perché non so se PlayStation Home c'è anche su Xbox 360 o comunque c'era su Xbox 360, però non sarebbe male vedere PlayStation Home su PS4 e Xbox One o addirittura anche per PC. Perché ragazzi, ripeto, e ve l'ho già detto prima, che è un gioco per rilassarci e divertirci nello stesso tempo facendo qualche attività magari da tavola, ecco. E quindi secondo me, ragazzi, è un gioco che va assolutamente rilasciato sulle piattaforme e se appunto su Next Gen non l'hanno rilasciato per il semplice fatto che appunto i server erano pieni anche su Old Gen, secondo me fanno un grosso sbaglio perché non è del tutto difficile creare un'arena su PlayStation Home con persone illimitate o limitate comunque sia per accederci. Quindi potrebbero aggiungere un'arena composta da massimo 30 persone e quindi ragazzi secondo me viene tutto organizzato e sarebbe un'ottima cosa, almeno a mio parere sarebbe un'ottima cosa. Questo ragazzi è un video diverso dagli altri, non c'entra niente con GTA, non c'entra niente con altri giochi, era solo un mio parere, dato che comunque io ci passavo del tempo, giocavo a biliardo, le slot, entravo ogni giorno per sbloccare dei punti, avevo la mia casa, insomma, facevamo tante belle cosette, diciamo tranquilli e invitare anche i nostri amici nelle sessioni. Per poter parlare, secondo me su Next Gen, dato che ci sono molte persone che si possono tenere come amico, sarebbe un'ottima cosa per raggrupparsi e fare qualche raduno, soprattutto su PlayStation Home. Quindi ragazzi, io spero che in un giorno, un futuro, aggiungeranno anche questo gioco anche su PlayStation 4 o addirittura anche su Xbox One. Perché secondo me è un gioco che merita di essere rilasciato su queste piattaforme per far sì che appunto ogni persona comunque può radunarsi con molte persone, quindi ci si può radunare veramente parecchi senza confusione, perché in quel gioco, ripeto, non ci si può uccidere, quindi solamente per stare tranquilli e quindi secondo me viene tutto più tranquillo. Fatemi sapere la vostra fra i commenti se anche voi giocavate su console old gen o comunque se ci giocate ancora, perché ripeto ragazzi è un bel gioco. Niente ragazzi, questo era un video un po' diverso dagli altri, ripeto, però io spero che questo video vi sia piaciuto lo stesso e quindi mi raccomando scrivete fra i commenti se anche voi appunto ci state giocando a PlayStation Home oppure no. Quindi niente ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto, lasciate un like, un commento, iscrivetevi al canale e da Orcover è tutto, noi ci vediamo al prossimo video, bella!